portata ad alti regimi. E tutto qua, il motore è molto più della Moto 3, è molto più pesante, quindi diventa difficile passare dal 4 tempi al 2 tempi come questa, perché è una moto che va guidata molto differentemente in quanto ha un maggior peso e quindi una frenata maggiore e un'impostazione di traiettoria diversa. Con 4 tempi praticamente sì, bisogna essere molto veloci a centro curva, mentre con 2 tempi bisogna spigolare e uscire più forte possibile. Queste sono le maggiori differenze. Grazie Ricky. Ciao.